Quella che è stata una notizia, in realtà ormai è storia. Davide Donatello per l'imbalsamatore di Matteo Garrone, anno 2003, un'esperienza che segna la tua carriera in maniera indelebile e sì, che restituisce senso ad una carriera fatta di grandi sacrifici. Hai detto tutto. Io ho un piccolo rancore per quanto riguarda il Davide Donatello, perché non mi è stato dato quello che mi aspettava. Mi hanno dato un contentino, poiché avevo avuto una marea di voti e loro non hanno potuto evitare di premiarmi, però non mi hanno dato ciò che mi cosa aspettava. Ti aspettavo? Ma io sono stato premiato, se voi avete visto l'imbalsamatore... Attore non protagonista, giusto? Attore non protagonista. Ma il protagonista chi è? Esatto. Perché questa cosa? Perché, questo perché è interessante l'Italia è il paese... Anche dal punto di vista politico, no? Forse. No, no, è una questione che noi italiani... Tu vuoi essere famoso e morì prima. Quindi morì Massimo Girotti, che aveva fatto La finestra di fronte all'epoca, dove lui non era protagonista in quel film, però morì proprio nei giorni del David. Quindi hanno dato il Davide Donatello a Massimo Girotti in un personaggio che non era protagonista, però lo potevano dare alla memoria. Grande attore, si inventa una menzione speciale come attore alla carriera. E a me mi davate quello che mi aspettavano. E invece mi sono dovuto accontentare, felicissimo, per carità. E questo è un discorso che io l'ho fatto dopo 15 anni, adesso. Che dico, ma perché? Dico, quando mi capita più di fare un personaggio come l'imbalsamatore, non mai dire mai, mai assolutamente. Ma comunque sono felice. Questo spettacolo, ricordiamo, al Nuovo Teatro San Carluccio di Napoli, dal 19 al 21, per una bomba in meno, se possiamo avere qualche anticipazione. Sì, soprattutto poi, se c'è parte di questo episodio, esatto, di questo rammarico all'interno, forse è proprio quella la bomba in meno, non so, chiedo. No, potrebbe no, essere no, questo no, rammarico no, riferito no, al Davide Donatello da non protagonista, invece doveva essere dato dal tuo punto di vista. Ma diciamo che potrebbe essere una metafora, però sinceramente, onestamente devo dire che la tematica non parte da quello, ma parte proprio da io sono, non voglio anticipare troppo, ma parte proprio dal fatto che io sono nato, voi che siete ragazzi intelligenti, avete studiato, io sono nato nel 1946. Poiché fu fatto un voto per la mia nascita, io nasco per un voto, per una adesso bomba in meno. In effetti fu questo, che mio padre e mia madre furono sfollati a Roma durante i bombardamenti, che Napoli fu massacrata, sì, lo sapete benissimo, più di 200 bombardamenti a Napoli sono stati, e quindi loro se ne scapparono a Roma insieme a tanti altri napoletani. E però mio padre e mia madre, quando finì poi la guerra, dice, torniamo a Napoli, mio padre mi fa a Roma. Napoletano lontano a Napoli non può stare. E quindi dice, mia madre non voleva una, ce l'è nulla, dai, facciamo un voto alla Madonna. Se troviamo casa nostra ancora in piedi come l'abbiamo lasciata, facciamo una tua figlia. Bellissimo, e quindi poi nasce questa strada. Trovarono soprattutto il letto intatto, e quindi nasce però, la stellina, bella... nasce Ernesto Maillet, che ripercorre, ricordiamo, le sue tappe, se stesso, la sua carriera. Tanti di noi oggi, no? Tanti giovani oggi si approcciano al mondo del teatro. Il teatro diventa comunque, ecco, l'abbiamo detto anche prima durante la trasmissione con altri ragazzi, un percorso di formazione, di educazione, in una società, la nostra, che purtroppo ricorda e che vive ancora dei momenti di difficoltà. Come approcciarsi al teatro, ma soprattutto come riuscire a fare una grande carriera come è stata comunque la sua? Dignitosa, bella, ma lunghissima, guarda, costante. Io non voglio fare... Ma non è adesso... ancora finita, però direi. Io non voglio farmi pubblicità, però tu mi hai dato proprio, mi hai offerto il lazzo, come si dice, in teatro. Io ho proprio una scuola di teatro dove insegno questo ai giovani, di non andare di fretta, di fare la gavetta, perché se non fai la gavetta non si arriva da nessun posto. Tanti ragazzi, tu e poi inizio. Diciamolo questa cosa, perché... Assolutamente, questa è una cosa fondamentale, anche perché la gavetta... Tutto che è questo subito nome, non esiste. Questo nome che fa paura, gavetta, in realtà si tratta di un'esperienza che bisogna accumulare per riuscire poi a dare il meglio di sé in scena. Io coglierei però questo spunto per chiederti ad oggi, non gli attori di 30 anni fa, di 20 o di 10, quali sono quelli che ti sei trovato sulla scena e che portano con sé davvero questo bagaglio, e restando ancora dei giovani attori, insomma 40-50 anni, insomma ci sono ancora dei grandi attori oggi sulla scena, se tu ne incontri
Qual è il livello rispetto agli anni trascorsi? Abbiamo sicuramente abbiamo tanti esempi, abbiamo Servillo, abbiamo gente che ha fatto tanta gavetta, abbiamo Però io mi riferisco ai giovani. Ecco, se i giovani hanno ancora questa filosofia di portarsi dietro alcuni giovani intelligenti, sì. Io ho molti ragazzi che vengono, che vogliono proprio imparare l'ABC del teatro, soffrire in teatro. Il mestiere, perché questo è bello come messaggio. Ma perché, vedi, arrivare così all'improvviso per raccomandazioni. Io, mi dicono tutti quanti che io, me lo rammentano, figurati, che appunto quando ho vinto Davide Donatello, quando la presentatrice mi ha domandato: Ernesto, a chi lo dedichi? A me. C'ha mise 50 anni per arrivare qua. Questo è fantastico. E nessuno mi ha smentito. Perché... A me, bellissimo. E nessuno mi ha smentito perché non avevo chiesto la raccomandazione, non ho mai chiesto una raccomandazione a nessuno. La mia carriera si è svolta tutta così. Per la crisi, il teatro ha perso un sacco di figure, il direttore, abbiamo perso il direttore di scena, abbiamo perso le prove. Per esempio, prima ci mettevano pure 40 giorni uno spettacolo di prova. Oggi le piccole produzioni non si possono permettere. Certo. O sei invitato a fare le prove gratis. La prima cosa che ti dicono, ti chiamano, bastando pochi soldi. Il teatro con pochi soldi non si può fare. Credo che al di là di questo ci sia stata anche una trasformazione dal punto di vista anche dell'amministrazione, no? Mi riferisco proprio alla politica, mi riferisco anche, secondo me, anche a un abbassamento di un livello culturale che magari negli anni passati era sicuramente superiore ad oggi, per cui richiedeva, credo, sto chiedendo, degli attori preparati in maniera diversa. Sì. Ricordo Vittorio Gassman, insomma, dei grandi pilastri del teatro italiano. No, però io devo dirti una cosa. Oggi io trovo i nuovi attori, Marinelli, per esempio, non mi vengono altri qualcuno nomi. Qualcuno c'è. Ci stanno attori, ma molto, molto preparati. Mm. Io, per esempio, ho degli allievi miei a scuola, scusami se insisto, che sanno la storia del teatro, non ti dico meglio di me, ma sono preparati veramente. C'è un ragazzo a scuola che mi sbalordisce. Ci sono delle eccezioni. Ci sono delle eccezioni. C'è chi vuole fare teatro sul serio, si documenta. Tanto ragazzi che ti sbalordiscono giorno, mese, anno di qualsiasi spettacolo. È vero. Capito? Io mi sono inventato anche uno slogan che adesso, col vostro permesso, mi permetto. Assolutamente. Natale con i tuoi e Pasqua con gli vuoi, ma aspetto al Teatro San Carducci, ma già a Colombo. Grandissimo Ernesto Maiori, per grande una emozione. Bomba in meno, eh? Tutti presenti al teatro, viva sempre il teatro. Grazie ad Ernesto Maiori per essere voi, stato con noi. Complimenti. Quando vengo qua mi date una botta di vita. Grazie maestro. Grazie a lei. Siete e viceversa. Splendidi.